palazzine a fuoco, la tua voce ricono, non siamo come loro. È meglio che non rimani qui, io tornerò lunedì, ma non è mai. Bentornati in questo ballabilissimo video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati nella taverna di Accordi e Spartiti. E con questo video tutorial di chitarra acustica proverò a spiegarti un brano che il cantautore milanese Alberto Cotta Ramusino, in arte Tananai, ha portato a Sanremo nel 2023. E il brano in oggetto è appunto Tango. La premessa doverosa però è che il brano è in tonalità di Si maggiore e per suonarla bene chitarristicamente senza troppi pensieri scordo la chitarra tutta, quindi tutte e sei le corde di un semitono. Questo accordo qua non sarà quindi un Do, ti scriverò Do, ma in suoni reali non è un Do, è un Si maggiore, quindi se vuoi suonare con me dovrai scordare la chitarra di un semitono. Partiamo quindi a vedere gli accordi della strofa, Do, perché l'introduzione non c'è, Do basso Sol, Do settima più basso Sol, mi piace prenderlo con il basso di Sol, suona un po' più ricco e soprattutto tengo premuto il dito 3 che scivola fino al decimo tasto, a questo punto faccio l'accordo successivo, che è un Re, sesta nona, nona perché c'ho il mi cantino e sesta perché c'è il si, c'è anche il si sulla quarta corda, stoppi la quinta corda con il medio e questo è il bell'accordino che otterrai, il medio rimane premuto ma scivola indietro per fare un po' da collante, sol maggiore, re con il basso di fa diesis, mi minore settima e un re delicatissimo per poi ripartire con la seconda strofa. Quindi ritmica numero 1, è una ritmica veramente veramente leggera, prendiamo l'accordo di Do settima più con il basso di Sol e suonerò un po' sgranato il primo accordo. Questa è la ritmica ancora più lenta. Medio scivola, mi sposto al decimo tasto, su questo accordo di Re sesta nona non concentrarti troppo sul mi cantino, cioè ci sta perché ci sta, però meglio se suoniamo fino alla seconda corda, poi se ci prendi dentro ogni tanto fa niente, e continuo con la mia bella ritmica. Il Re basso fa diesis e il Sol durano la metà del tempo degli altri accordi, quindi dovrai dividere la ritmica Sol e Re basso fa diesis per andare al Mi minore settima e l'ultimo Re appoggiato, proprio delicato delicato, per riprendere poi con la seconda strofa, la vediamo fra un attimo. Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, telepatia, è un amore che t'aspetto e non volevo dirtelo al telefono. Seconda strofa uguale alla prima, un po' più carica con le dinamiche. E termino sull'accordo di Mi minore settima, senza passare dal Re, per andare al pre-ritornello, quindi pre-ritornello. E quindi accordi, io parto da La minore settima con il Sol al canto, puoi semplificarlo e fare un La minore settima standard, quello del barbiere. Re quarta, un ritardo per andare a Re maggiore, Mi minore settima e Si minore. Questo Si minore con una cadenza bellissima inizia poi, preannuncia il ritornello. Ti offro da bere, non ti ho conosciuta, ma ora ti va bene amore mio, non sei di nessun altro e di nessuna io, lo so quanto ti manco, ma chissà perché ti ci pesta come un tango e ci fa ritornello. La minore settima con l'opzione settima sulla terza corda o al canto, Re settima quarta che risolve su
oppure settima, tutti questi micro numeri che metto a fianco agli accordi, se ti sembrano difficili li puoi semplificare tranquillamente, la canzone suona bene in ogni caso. Sol settima più, che puoi prendere in questo modo o anche con il mignolino, consigliabile con il mignolino perché così è proprio un accordo completo. In questo modo all'accordo di Sol settima più manca la terza, quindi io te lo suggerisco in questa versione. Per poi terminare con Si minore settima, La minore o La minore settima, in questi tutti i due modi, e un Re appoggiato, delicato. Mi abbasso di nuovo con le dinamiche e riparto con la strofa. Andiamo a vedere però la ritmica di questo ritornello, che è importantissima. Ferma tutto un secondo, se questo video tutorial ti sta piacendo, ci vuoi aiutare nella realizzazione, nella creazione di contenuti sempre migliori, sempre più carini, sempre più simpatici, beh, iscriviti al canale YouTube di Accordi e Spartiti, è un'operazione assolutamente gratuita, ci aiuti a crescere e a fare contenuti appunto migliori. Ora torniamo al video tutorial, come on! La ritmica numero 2 è la sorella gemella della ritmica numero 1, molto più intensa come dinamiche. Cosa numero uno importante, il primo consiglio utile che ti posso dare è quello di continuare a tenere un movimento del genere con la mano e di non muoverti a scatti, perché la ritmica non funziona, ma se hai un bel ritmo e ti scappa qualche pennata in più, male non può fare, anzi è molto più figo a mio avviso. Consiglio numero 2, dividi le voci basse dalle voci alte dell'accordo, vuol dire che anziché suonare tutto insieme, dovrai cercare di simulare un pochino una batteria, tum, cia, cia, tum, cia, quindi voci basse e voci acute o voci alte. Questo gli dà proprio la svolta ritmica. Se no diventa un piattume. Senti che brutto. Invece così la ritmica prende vita. Cerca anche di non correre, perché è facile accelerare, invece bisogna essere belli appoggiati, belli sul tempo, dividendo le voci alte e le voci basse e con la mano destra che continua a ritmare. Sentiamo il ritornello. Sta come un tango e ci fa dire amore tra le palazzine a fuoco, la tua voce riconosco, non siamo davanti a te, no. Attenzione che è facilissimo correre. Finito questo secondo giro, termino con un La minore settima e un Re maggiore. E riprendo con la seconda, con la terza strofa. Do settima più, Re sesta nona, bla bla bla. Finito il secondo ritornello, però anziché chiudere con il La minore settima e il Re, come abbiamo appena visto, ho un piccolo special in cui gli accordi sono La minore settima, Re settima, Sol settima più e un Si power chord, quindi quinta, che carica per andare al ritornello finale con lo stop, ma lo vediamo fra un secondo. Questi accordi li posso abbellire un pochino con la melodia degli archi, a me piace particolarmente. Nello specifico La minore settima prima diventa un La minore settima quarta, cioè quindi sospeso con la settima, e faccio questo giochino. Quindi una piccola melodia, Re, La minore settima, La minore settima nona, sus, quello che è, non ha poco senso mettere le sigle. Idem con l'accordo di Re, che prenderai prima in questo modo per poter poi
mantenere lo stesso giochino melodico, quindi do, si do, di nuovo re, do, si do, sol quarta, perché anche qua la melodia continua, do, si, la, si, quindi con gli accordi sol maggiore, sol con la nona e sol, e poi termino il mio si quinta. Va da sé che in questa parte ritmica dovrai concentrarti un po' di più sulla melodia, cioè sul valorizzare la parte al canto, quindi non suonare con il plettro sulle basse e basta. Se amarsi dura più di un giorno, è meglio, è meglio, è meglio che non rimani qui. Io tornerò lunedì, ma non è mai. Amore, tra la minore settima, pausa, una cosa indecifrabile che mi dà l'effetto un po' di uno stacco di batteria, e riparto con la ritmica dal mio re settima. Sentiamo questa piccola cosa che ho fatto. Amore, tra le palazzine a fuoco, la tua voce ci metto anche su questo finale, questo gli accordi della strofa. Che male non fa, anche perché finisce con il la minore settima, re settima, ma lunedì e sol settima. Questo è il finale. Puoi scegliere se farlo semplicemente con gli accordi oppure se vuoi applicare quella piccola linea melodica dei violini ogni tanto, in particolar modo sul finale, per renderlo un po' più, per rendere se non altro gli accordi un po' più decorati. Però queste sono le sezioni principali che devi sapere. Bene, io a questo punto ti ho spiegato tutte le parti che devi sapere per poter suonare con la tua bella chitarra acustica Tango di Taranai, e dichiaro concluso questo video tutorial. Io spero ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato utile, ti ringrazio per aver visto questo video fino alla fine e noi ci vediamo chiaramente in un altro video tutorial di accordi e spartiti. Ciao!